Sono passati 8 anni da quando Pino Daniele ci ha lasciati, 8 lunghissimi anni durante i quali l'amore dei fan del Nero a Metà e della comunità partenopea nei suoi confronti non è cambiato di intensità. Tantissime le manifestazioni che nel tempo si sono svolte sul suolo di Napoli in suo onore, una presenza radicata sul territorio, quella di Pino, ma non solo. Come testimonia il via vai di appassionati provenienti da tutta Italia e dall'estero all'interno delle sale dedicategli nel Museo della Pace, Mediterraneo, Arte, Musica e Tradizioni, Pino è ancora qui, ancora tra noi, con la sua musica, il suo blues mediterraneo, malinconico e pieno di brio. Ecco come, a poco meno di un decennio di distanza dalla sua scomparsa, i partenopei ricordano il mito, l'artista, il napoletano Pino Daniele. Abbiamo perso un grande. Pino Daniele rappresenta Napoli, ma tutto il sud. Faccio musica e quindi è una persona che rimarrà sempre nel cuore, altro che. È il primo concerto che ho visto a Piazza Plebiscito di Pino Daniele molti anni fa, secondo me più di 40 anni fa, ed è quello che mi ha fatto innamorare della musica di Pino Daniele. È il grande ricordo della mia vita. Nei suoi brani c'era sempre qualche motivo in cui invogliare la gente a essere più corretti, più civili, più umani su alcuni fondamenti, perché noi non amiamo la nostra città, secondo me, come lui ci faceva capire. Noi dovremmo amare la nostra città, ma non la amiamo, questo era. Riusciva a portare allo scoperto alcuni problemi del popolo napoletano e quindi a metterli in piazza, a renderli oggetto di riflessione e dunque evidentemente obiettivo di soluzione. Soluzioni che non arrivano, ma che tuttavia restano nell'ambito della napoletanità sostanziale.